figli della merda! Per intere che? Ma è partito lo stadio. Oh, te ne ricordi di stadio? Madonna, santi nomi, ma che pranami fai. E di Stradovarius? Allora, oggi la nuova rubrica musica di merda direttamente dai fine anni 80. Solo italiana per voi, qui da Darkhead Boys. Non erano gli stadio questi, eh? Qui erano i ministri. No, i ministri. Erano i cosi, I corn. Masca Zè. Maximum de Gazze. Maximum de Gazze. Allora ragazzi, allora, è arrivata la nuova letterina, ma prima di iniziare a leggerla vi facciamo partire Frashmula, che è il prossimo insert coin per chiedermi, vai. Giovane ma invincibile, incredibile, sono in aria dirigibile, ma ricorda nulla impossibile. Vi piace il latte di mula? Scriveteci qua sotto se gradite. Oppure, se volete fare del rap o della musica più interessante del rap, mandate l'insert coin che sicuramente qualcuno ve lo guarda. A proposito di insert coin, oggi c'è un ragazzi, come c'è entrato questo nuovo regime delle fatture elettroniche? No, io non ne voglio sapere un c***o. Hai detto due cose che non mi vanno a genio: elettronico e soprattutto fattura. Capito? Non è che ti puoi fossilizzare su delle parole così random. Io... cerca di essere aperto mentalmente. No, bisogna. Tabù. Sono tabù. Parole tabù. Ecco, la parola con la M è fattura. Non so se la posso tenere questa qua. Per quella sta controllando, sia mai che minchia vede. La parola con la F. E la parola? E la R. Ricevuta. Io non sono un cazzo. Beh, allora, un giorno vi racconteremo cosa succede quando andiamo agli incontri di lavoro dove dovremo prendere dei soldi. Sì, ne ve lo racconterò. Vai. Allora, è arrivata, appunto, come dicevo, la fattura elettronica. Questo bravo pischello ha detto: vabbè, c'è la fattura elettronica. Non c'è la letterina? No, c'è la mail. L'elettronica letterina. L'elettronica letterina. La letterina elettronica. Disney. Già lui si chiama Disney, vedi che non ha già un nome normale. Non Disney. Disney. Felice regresso arcade. Mi chiamo Simone, in arti Disney, H Disney. Allora, ho un nome o un altro. Lui è Disley, a.k.a. Disley. Vi seguo da quando Barlo leccava i piedi alle cinesine col cacchio. Beh, tutti i giorni, volendo quando, se fosse quando, possibile. Sì. Vengo da Roma e ho 21 anni. Ho provato più volte con l'insert coin, ma niente. Chissà che bravo che sei per non aver battuto neanche. Ho preso un mula MJ. Fresh qua, sì. Fresh mula. Ho preso gli MJ, che cazzo di schifo fa. Quindi provo con il premium. Ci tengo veramente tanto, ti prego. A farvi ascoltare il mio nuovo singolo. Tutto ciò che ho, quello te da GNS Lucche. Credo che sia Lucche che non vuole far sapere che è lui. Non sono Lucche. Okay. Vabbè, buon ascolto. Andiamo a vedere cosa ha combinato questo ragazzo. Poi, se vuoi, facciamo così, una cosa nuova. Sì. No? Tu ascolti. Sì. Io intanto vado a bermi un caffè, no? Proprio a piacere mio. Aspetta, io già l'ho visto in faccia. Io ho capito perché non l'abbiamo preso. Dai, sentiamo sta merda. Vai! Che? Cosa c'è? Non capisci, sta cercando come si usano i goldoni su Google. Sì, probabile. Non capiva come. Sei in un parcheggio. Cambiato la. Qualcosa. Cos'è che è? Ehi. In questa scena d'oro sono un diamante. Sono perso in questo vivo giorno dopo giorno. Manco so chi sono. E Draft Gold. Cazzo, c'ha qualcosa. Draft Gold e Capoplaza. Sto facendo tu. Sopra fino a quando non mi echo, non mi atteggio. Con la morte che mi insegue tipo Final Destination. Non cambi. Fagli ritornelli a terra, per favore. Ti prego. C'ha degli smetricati che non mi piacciono. Tu lo sai che suona forte perché lo so fare. Sì, scrivo senza soffano, non dormo come le formiche. Aspetto il mio sangue, sono dimagrite. Sta roba te la sparo in vena, frate, manna rotta. Della vita sacciato me, tanto non ho i soldi per il dompe. Ho perso appena, mi trasformo in un mannaro. Ma che mi fai incazzare? Tranquillo. Sì, sei tranquillo, non è che sei incazzato. No. Che bello. Potrei fare solo ritornelli. Fatto gli altri. Ora lo so. Oh, non è che l'ha copiata da qualcuno? Sì, è una cosa bella il ritornello. Non sta correndo. Il ritornello è bello. Tanto si sono smettricato. Darmi, aspetta, lasciami il ritornello. Non cambierò come adesso. Arriva un mondo gigantesca. Lo mangio, affoga. Ma speriamo. Ma
così, l'ha chiusa così. No, la produzione non è neanche male, bel basso. Due cose da dire. Prima di tutto, il ragazzo sembra avere il talento per quanto riguarda le composizioni delle linee vocali, delle linee vocali. Se io non conosco, io non so cosa se sia sua. Beve fumo, sigarette che fa ridere. Fumo. Non so se è farina nel suo sacco, ma se è farina nel suo sacco è veramente forte. Vi dico, se volete andare a sentire la canzone originale completamente, andate qua sotto, c'è il link, andate a vedere e ditegli anche cosa ne pensate. Secondo me il ragazzo non deve rappare. No. O comunque, se deve rappare, deve avere qualcuno che gli mette o che gli mette le mani in faccia ogni volta che prima smetta, che dice ah, gli tira uno schiaffone in bocca. Perché il ragazzo scrive, mi ricorda un po' Drefgold come timbro. Sì, Drefgold romano. Non lo so, no, a me Drefgold non mi ha ricordato, però Scapoplaza, Drefgold. Sì, ma perché l'autotune che ti butta quel cazzo di timbro e sembrano tutti uguali. Però è meno, perché comunque il testo c'era. Però la carenza tecnica dello smetricato in alcune parti, ma poi anche fuori tempo. Non so se è voluto, ma spero di no, perché strano che non ti ha preso in arcade armi, cazzo. Strano non ti ha preso sotto con una macchina appena sei uscito di casa ad aver registrato sto video di merda. Sì, però puoi fare i ritornelli, che sei molto bravo. Ritornelli bravo, bravo, bravo. Ma anche la prima strofa aveva delle cose melodiche molto belle prima. Sì, 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 sì. E infatti quando è partito ho storto il naso per autotune, però minchia, musicalmente molto più bravo, tanta gente molto più bravo di molta gente che non sa usarlo l'autotune, sì. Ed è in top. Ho storto il naso perché sei Fada Vida Loca. Voi non la sapete la cosa di Fada Vida Loca, un giorno ve ne racconterò. Un giorno sa Fada Vida Loca. Oddio, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. No, raga, voi non lo potete vedere, ma devo far vedere una roba, parlo, non dico niente, spero. Reaction, che vediamo cosa succede, non so nulla. Mi hanno mandato una foto di quando avevo 17 anni. Ma l'ha mandata anche a me Pilaf col fragolino. Mannaggia il cazzo. La merda vera. Mannaggia il cazzo. Io la pubblicherei. Vediamo domani se si può vedere. Ah! La merda. Ah! Questa tanto la premia. Aveva un cappellino da giullare con la foglia di marijuana. Marijuana, raga, ma che cazzo col è successo? Col fragolino. Ma che cazzo è di. Gli abbiamo mandato il bot, felice regresso. Siamo fa. Ma felice regresso un cazzo, sono Pilaf. Ciao Pilaf. Ciao Pilaf. Raga, mi raccomando, non fate girare sta foto. Tanto la reaction premium. Due minuti, già in online. Non c'ha nessuno, soltanto sul gruppo Telegram. Ciao. Link qua sotto. Sì, metti il like, ragazzi. Condividi, vaffanculo. Sì, dai, avete rotto il cazzo. Ciao.